Ciao a tutti, sono Alessandro per il blog Nexus Lab. Oggi vi presento un tablet un po' diverso dai soliti, un tablet economico con una caratteristica molto interessante che andremo a scoprire in seguito. Per ora andiamo ad analizzare la confezione. Come potete vedere è una confezione abbastanza piccola. Sul retro abbiamo le caratteristiche, infatti il tablet riesce a gestire multitouch, video HD da 1080 a 720p, doppio speaker, abbiamo la batteria, il wifi e questa tecnologia ROHS. In più abbiamo l'accelerometro. Andiamo a aprire la confezione, troviamo il manualino di istruzioni, piuttosto scarno, ma ormai le confezioni moderne ci hanno abituati a manualini abbastanza striminziti. Troviamo il tablet, che andiamo a vedere più tardi. Troviamo il caricabatterie con jack proprietario, l'adattatore per trasformare la mini USB in USB standard, e il cavo USB mini USB. Non troviamo una memoria interna allocata nella scatola, ma lo storage compreso dentro il tablet è già di 4 GB, espandibile fino a 32 GB. Andiamo ad analizzare un attimo il design insieme a voi, nel mentre che accendiamo il tablet col tasto apposito. Ok, allora il tablet è piuttosto leggero, uno dei più leggeri che abbia mai preso in mano. Siamo sui 290-300 grammi più o meno, un tablet da 7 pollici di diagonale che presenta una struttura piuttosto classica, una cornice abbastanza spessa intorno al display. E troviamo come caratteristica, che comunque abbellisce un po' le curve e lo stile del dispositivo, troviamo questa piega sia sulla parte superiore sia sulla parte inferiore. Il tablet è leggero, leggerezza che è data soprattutto dalle plastiche adottate, plastiche abbastanza robuste che non presentano particolari schiccherie, però hanno un piccolo difetto che spesso si trova con questo tipo di plastiche: lasciano tantissime ditate, come potete vedere ne lasciano veramente tante. Nella parte posteriore troviamo lo speaker per l'audio di sistema, nella parte superiore troviamo il tasto di reset, il microfono, potete vedere anche le scritte qua, tasto power, il tasto menu e il tasto ESC. All'inizio, abituati ad altri dispositivi, confondevamo questi tasti per il bilanciere del volume. Sulla parte destra troviamo invece tutta una serie di connettori, dall'USB standard al mini USB, al connettore per il caricabatteria, il jack da 3,5, l'HDMI e lo slot per la SD card fino a 32 GB. Nella parte frontale, oltre alla cornice e al display, troviamo anche la fotocamera anteriore. Invece non esiste una fotocamera posteriore, purtroppo, ma è un tablet soprattutto votato magari alle videochiamate. Nella parte inferiore il tablet risulta pulito, e anche nella parte sinistra. Andiamo ad analizzare adesso l'hardware che ci troviamo ad affrontare con questo tablet. Un hardware di medio-basso livello, anche se abbiamo alcune chicche. Alcune chicche che sono rappresentate soprattutto dai connettori, dall'HDMI che non troviamo quasi mai, dalla possibilità di attaccare una chiavetta 3G che è disponibile sullo store che ci ha fornito gentilmente il tablet, King Shop Italia, una chiavetta 3G che si colloca sul tablet e gli aggiunge questo tipo di connessione non
presente per ora su questo modello. Il tablet comunque durante le operazioni con la sua CPU A10 riesce a rimanere comunque sempre fluido. Come potete vedere, sul sistema si naviga abbastanza bene e non abbiamo presenza di lag. Troviamo anche il display, è un 800x600 pixel, presenta qualche... non è appunto una qualità, una risoluzione altissima, però comunque essendo un 7 pollici la qualità si fa apprezzare comunque. Non troviamo il GPS, purtroppo GPS non incluso, una batteria invece da 3800 mAh che dopo scopriremo se riuscirà a portare fino a quante ore riesce a mantenere acceso questo tablet. Andiamo a scoprire anche la cover che non si può togliere, cover fissa. Abbiamo infatti una batteria non rimovibile, cosa che potrebbe far storcere un po' il naso. Comunque sono presenti delle viti, come potete vedere. Volendo, se uno si cimentasse col tablet, potrebbe toglierla, anche se non consigliamo appunto questa operazione, anche perché non ce ne dovrebbe essere bisogno. RAM 512 MB che si è dimostrata sufficiente in quasi tutte le operazioni. Unica cosa, magari con dei video un po' più importanti e soprattutto con alcuni giochi abbiamo qualche piccolo rallentamento, però durante la navigazione web eccetera tutto a posto, non abbiamo rilevato problemi. Arriviamo alla vera parte importante di questa recensione, ovvero il software. Infatti, non so se l'avete già notato durante la nostra disamina dell'hardware, ma il software presente su questo tablet è Android 4.0. Per la precisione andiamo a vedere, scusate, allora impostazioni di sistema, andiamo a vedere la versione del firmware. Abbiamo il 4.0.3. Allora, sistema che durante l'utilizzo comune si presenta veramente fluido, non sembra di avere un tablet da 120-130 euro in mano, ma un tablet veramente più performante. Come potete vedere, anche la navigazione tra i menu è veloce e non presenta rallentamenti. Proviamo per esempio a mettere un widget, mettiamo il widget di Facebook, il primo che ci viene sotto mano. Ok, purtroppo si è bloccato in modo anomalo, ma come potete vedere funziona comunque. È presente anche il Play Store, il tablet ci ha riconosciuto l'aggiornamento appena l'abbiamo acceso da Market Android al Play Store. Purtroppo alcune applicazioni di Google non sono del tutto compatibili, per esempio YouTube non l'abbiamo trovato sul Market, non ce lo trova. Stessa cosa vale anche per Chrome. Naturalmente si possono scaricare esternamente, provare a installare esternamente. Comunque abbiamo il nostro browser di default che va più che bene. Abbiamo installato Flash Player è compatibile, funziona bene. Adesso proviamo ad andare su un gioco per farvi vedere anche dal punto di vista ludico le qualità di questo prodotto. Come vi ho detto, questi tasti non sono il bilanciere del volume, all'inizio ci si sbaglia, ma per abbassare il volume basterà cliccare qua sotto. Andiamo con il classico Angry Birds. Touch molto sensibile, ci si trova veramente bene, io mi sono trovato benissimo nello scrivere un messaggio, anzi proviamo a scrivere qualcosa. Troviamo già Office Suite Pro installato,
con anche la possibilità di editare. Per ora non facciamo l'aggiornamento, facciamo un nuovo documento Word. Un'altra caratteristica, troviamo anche Go Keyboard già installata. Ciao Nexus. Come potete vedere, il touch è veramente buono, non ha niente da invidiare da fratelli maggiori della concorrenza, veramente reattivo da questo punto di vista. Il lavoro svolto è veramente stato perfetto. Email funzionano benissimo, non abbiamo purtroppo un client email preinstallato, ma troviamo solo Gmail che funziona comunque bene. Come potete vedere, abbiamo la classica disposizione a tablet. Proviamo ad aprire una mail, in questo caso IKEA. Mostriamo le immagini. Ok. Come potete vedere, la visualizzazione è abbastanza buona. Proviamo a navigare un attimo su internet. Adesso ci stiamo collegando al browser. Browser, come vi ho detto, si integra, è compatibile col Flash Player, il browser di sistema. Forse abbiamo qualche problema alla nostra connessione, vediamo un attimo. Punto Nexus trattino lab.com. No, era proprio il collegamento IKEA che non sembra non funzionare. Adesso sta caricando la nostra pagina di Nexus Lab. Ok, abbiamo caricato la pagina desktop per farvi vedere una navigazione più completa. Non abbiamo problemi nel navigare. Dobbiamo solo aspettare il rendering quasi completo della pagina. Adesso noi abbiamo attivi gli elementi in Flash, quindi potrebbero esserci anche dei rallentamenti da questo punto di vista. Ok, naturalmente non è uno dei tablet più veloci che abbiamo provato dal punto di vista della navigazione, ma direi che possiamo ritenerci soddisfatti. Ok, gestione a schede classica dei tablet, segnalibri organizzati tramite anche l'account di Google che è collegato a Chrome. Andiamo a vedere adesso un altro aspetto. Volevo farvi vedere un attimo altri programmi installati. Troviamo Skype non in versione beta, probabilmente perché la versione classica non è compatibile. Inoltre troviamo File Manager già preinstallato. Noi abbiamo installato Astro, che ci piace di più, MSN Draw X per chattare con i propri amici, Go Keyboard. C'è stata questa scelta di installare già preventivamente questa applicazione per la tastiera, in più la galleria a 2160p. Infatti il tablet in teoria può riprodurre su schermi, su fonti esterne, fino a risoluzione 2160p. Per questo abbiamo questo nome di questa galleria. Dal punto di vista multimediale, il tablet da 7 pollici che ci troviamo qui davanti presenta degli alti e dei bassi, ovvero dal punto di vista della cattura di elementi multimediali, avendo una fotocamera solo anteriore, non possiamo pretendere delle foto di qualità, anche perché sono sempre in soggettiva, quindi la fotocamera è unicamente per videochiamate, diciamo, o per autoscatti se si vogliono creare avatar magari per Facebook o Twitter. Altre cose per cui
il tablet funziona bene è la peculiarità di riprodurre filmati video di buona qualità. Andiamo a aprirne uno, per esempio questo qua è un video in alta qualità. Ok, lasciamo che scarichi un attimo da Dropbox. Come potete vedere, la visione è fluida e non ha problemi, pur essendo un video in alta qualità, in alta definizione. Un problema invece che abbiamo registrato e a cui si può far fronte in altri modi è la potenza delle casse di sistema. Come potete sentire, in questo momento noi abbiamo l'audio al massimo. Quindi potete capire che l'audio tramite la cassa di sistema è poco apprezzabile. Infatti per questo vi consigliamo magari di portarvi un paio di cuffie dietro, l'audio migliora drasticamente. Andiamo a aprire un MP3, il nostro solito MP3 Shakira. Ok. Naturalmente per aumentare diciamo il volume di questo tablet potremmo usare anche programmi alternativi sul market tipo Volume Plus. Naturalmente non bisogna esagerare per non incorrere in rotture dello speaker. Come potete vedere, se andiamo su Volume Plus, troviamo anche altri programmi che ci effettuano la stessa cosa, magari gratuitamente, mentre Volume Plus presenta sia la versione gratuita sia la versione a pagamento, quella gratuita con alcuni limiti. Allora, direi di concludere parlando dell'autonomia. Questo tablet ci ha portato per 4-5 ore di seguito con un utilizzo intenso fino alla sua morte. Un tablet quindi che è destinato ad un uso domestico, un uso portatile mordi e fuggi, magari con la chiavetta allegata su King Shop Italia, ma che comunque non è un dispositivo che si fa apprezzare per un utilizzo intenso, magari per 10 ore consecutive. Non è questo il suo scopo. Comunque un tablet buono, un tablet ottimo considerato magari al rapporto qualità-prezzo. Uniche note magari le plastiche. Plastica è veramente un po' troppo... che prendono un po' troppo le ditate. Una cassa di sistema che avrebbe potuto essere più forte già senza crocchi nostri, e in più la mancanza di qualche applicazione Google tipo YouTube. Per il resto un tablet, come vi dico, ottimo, soprattutto con un Android 4.0 fluido, veramente fluido. Come potete vedere, non abbiamo un lag nelle home screen, pur avendo un hardware non all'ultimo grido, ma comunque sufficiente per effettuare tutte queste operazioni. Vi saluto e vi rimando a Nexus Lab per ulteriori approfondimenti con la recensione scritta.